Mi ha fatto prendere uno spavento, maresciallo. Immagino. Pollo. Sto lavorando in cantiere, siccome non posso portare tutti i giorni con me Enzo, Arnold, Fabio e John, ho fatto una piccola stanzina per farli vivere là, ecco. Ah sì, dov'è? Qui giù, guardi, l'ho messa dove non infastidisce nessuno. Vediamo la stanza dei pesci di Poldo. Dai, ora gli metto dei lettucci, degli item frame, li faccio vivere qua. Ah. È piccolina, però l'affitto è un po' alto qua in caserma, quindi ci sta. E a chi lo paghiamo esattamente l'affitto? No, no, loro lo devono pagare a noi. Ah, i pesci! Vabbè, quanto ci pagano per stare qua? Ogni giorno provano a procreare, ogni settimana ci danno un nuovo erede pesce da mangiare. Ah, questo è interessante, va bene. Oggi che vuole fare, maresciallo? Mi è venuta una bella idea, però è solo per i veri Ace Gamer. Io non so se tu sei in grado. Ah, vabbè, io sono l'unico vero portatore dell'Ace Gaming. Fammi vedere, server. Mostrami che sei il vero Ace Gamer. È pronto? Sì. Oddio! Ha visto? Incredibile! Ho lanciato un razzo mentre flippavo. Solo un Ace Gamer riesce a fare. Va bene, va bene. Poldo un Ace Gamer. Come tu sai, in questo mondo il limite nel cielo non è 256, bensì è più di 500. Okay. Di conseguenza serve una piattaforma che vada su abbastanza in alto per poterci permettere la migliore esperienza di tuffo nel vuoto e di salto della fede in assoluto. Ma con un vostro bucket? Certo. Ah, allora sì, questo qua è proprio il lavoro per me. Ti senti in grado di farlo? Certo, ovviamente, sono nato per questo. Perfetto, è tempo di andare a fare la piattaforma. E ovviamente quindi andremo su e giù con l'ascensore. C'è il Chad! Ho sentito i suoi passi possenti. Avete preso paura. Poldo sì, probabilmente. No, solo perché ero lontano. Se ero là, probabilmente mi spaventavo. Allora, vediamo un po'. Io adesso right clicco finché mi lascia cliccare per andare su. Oh no. 500 scaffolding in volo. Qui che il maresciallo scoprì che non c'è un limite. C'è un limite. Prima o poi arriverà al limite, ragazzi, tranquilli. Chad, mi prenderesti un po' di ossidiana e un paio di blocchi sonori? Blocchi sono. Ma è 319 il limite. No. Hanno sempre mentito. Ci hanno sempre mentito. Io però fare l'Ace Gamer con 37 fps non so quanto funzioni. Vabbè. Arrivo! Ci ha provato. Sono morto in piedi però. Non capisco questo feather falling che non funziona. No, infatti. Pensavo reggessero un test. Ebbene, bene, abbiamo testato e abbiamo visto che feather falling non basta per sopravvivere, ma era un test. Andiamo a farlo da giù, così almeno. Maresciallo. Sì, buonasera. 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 È una disgrazia, maresciallo. Chad, tira via le prove, presto. Ci hanno già scoperti. Stava bene con i maiali, signor Franzo? Maresciallo, mi hanno rubato Mortadelo, il mio maialino. No! Io non voglio dire, però essendo un maiale, oppure che... Ma no, era chiuso nella sua stalletta. È sempre stato lì con la sella addosso. Sì, penso sia già finito. Vabbè, nel ma forno, ma qua bisogna indagare. C'è un legame affettivo. Ci sono delle prove, il cancello era aperto dall'interno, quindi qualcuno l'ha rubato. Metteremo in lista ritrovare il Mortadelo. Però adesso stavo facendo un progetto molto importante che si chiama il gioco dei veri Ace Gamer. Non è che volete partecipare? Ma certo, lo troveremo Mortadello, non si preoccupi signor Franzo. Ma certo, e la faremo pagare cara. È tempo di andare a costruire la struttura del salto dell'Ace Gamer. Usiamo sta baracca merdosa qua con sta sorta di Vesuvio. Dove lo facciamo il punto del salto? Sì, dal Vesuvio sì, così al massimo uno cade nel vulcano. Dici? Se non piglia l'acqua prende la lava. Vediamo se di qua c'è un punto migliore. Ma... è lì il maiale. Signor Tia, si fermi. Mi dica. Si fermi. Scenda dal maiale o dovremo arrestarla. Salve, sono uscito dal maiale. Lo sto vedendo. Fuori da casa mia è un selfie privato alla convention di questo weekend. Fuori. Ma c'era anche lei. Come mai non ci siamo visti? No, il maiale, maiale. Non ha un nome. Non penso sia il maiale del signor Franzo. No, l'ho appena preso dalla vallata. Ah, capisco. Scusa, comunque, salve. Ditemi, perché mai dovrei essere in arresto? Scusatemi, perché la polizia mi ha inseguito? Ah, avete dei problemi di andare di corpo? Tranquilli, ho la soluzione. Ah, cavolo, mi ha trovata. Ma non troverà mai il maresciallo. Che fine ha fatto il maresciallo? Io sì che sono nascosto. Si è nascosto meglio di me. Cazzo, mi ha trovato. L'ha trovato, no. Ma non troverà mai il Chad. No, forse il Chad potrebbe essere problematico, sa? Dove è finito il Chad? Ma sta nuotando lei. Oddio! Guarda cos'hai combinato! Ma le mie patate, dai! Ma le sembra? Ma... quanti danni, Chad, che hai fatto in un secondo? Ma come la one-shotai? Scusa. Voi cosa ci fate in casa mia? Praticamente il signor Franzo ha denunciato la scomparsa del suo maiale. E visto che lei sta cavalcando un maiale, siamo insospettiti. Ha una name tag quel maiale? Sì, si chiama Mortadelo. Ah, il maiale, sì. Signor maresciallo, avrei una domanda per lei. Certo. Come ha fatto lei a partorire un cavallo? È tutta questione di genetica. Come abbiamo fatto? La genetica non funziona in questo modo, se permette. Vuole vedere davvero il motivo? Oddio. Mi faccio vedere. Lei sa chi sono veramente. Chi è lei? Musica.
Tan 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 tan. Solo un vero age gamer riesce a modificare le leggi della natura. Alzo le mani, non so cosa dire, mi arrendo. Come capisce, solo i prescelti possono procreare con individui diversi da noi. È tempo del gioco dell'age gamer, siete pronti? Ok, andiamo su. Ci vorrà un po' salire, ma noi ce la faremo. Allora, qua ci mettiamo l'ossidiana. È un panino del passato. Grazie. Un vero ace gamer. Ma Sallo ha bisogno. Ho un attimo, c'è un libro. Vabbè, l'ha rubato Bold. Non ce l'ho io. Ma ce l'hai? Sì, ce l'ho io. Sì, ma allora. Vabbè, io non leggo. Legga lei, signore Amiche. Il re richiede la vostra presenza per la consegna di nuovi gadget utili per il mantenimento della pace e la sicurezza nel regno. Firmato il re umile. Wow. Sua maestà. Salve. Cosa per guardi, noi, sua maestà? C'ho un regalo per voi. Oggettino comunque molto goloso. Un sacchetto. Poi abbiamo il manganello. Boldo, vieni qua. Boom. Oh mio Dio, sua maestà, ma è fortissimo. Ti piace? Molto. Tra l'altro ha pure il sacchettino che può essere utile, perché se metti un oggetto singolo per ogni blocco devi poi dare la spazzatura in giro. Mi sembra un'ottima idea. Grazie idea, sua maestà. Sono felice che ci tiene a tenere ordinato il regno. Va benissimo, sua maestà. Andiamo ad eseguire il nostro lavoro. Maresciallo, ma è mezz'ora che vi cerco. Cos'è quella cosa? Questo qua è la nuova dotazione che ci ha dato sua maestà. Il manganello. Boom. Ma scusa, ma quanto forte? È molto forte. L'ora del gioco dei veri gamer. Ok, questo è il punto. Punto dove devo fare l'ascensore. Dovrebbero andare bene anche questi, in teoria. Chi vuole fare il salto degli gamer? Io, vado. Maresciallo. Venite, in salite. Io. Cosa le guardi? Prima gli gamer, vai. Pronti? Ti vai, Chad. Tutti pronti, vai. Vai. Si sale. Oh! Tranquillo, signore M, tutto sotto controllo. Piacevole la salita, vero, ragazzi? Sì. Ma che proprio bella la funivia. Ma ho fatto una cosa bruttissima. Non me lo fregato mentre saltavo pranzo. Omicidio. Eccoci qua. Chi fa il primo salto? Sono pronto. Verso l'infinito e oltre. Vada. Ce l'ha fatta. Poldo, tocca a te. Sei pronto? Vada, maresciallo. Lo hitti lei col manganello. Va bene. Ma pure lui ha preso danno. Non capisco. Vabbè, lo faccio fare a lei, maresciallo, col manganello, che l'ho già fatto praticamente. Vai, lancia. Vada. Maresciallo, per evitare l'acqua sono morto. Ma perché c'è sempre dell'acqua ovunque cerco d'andare? È bene, chi vuole riprovare? Remita, presto. Arrivo. Signor Mollo, dove venga. Mi posso mettere? Qua? Dietro. Signor Ignazio, se lei è un veri gamer, attiva la macchina e ci raggiunge con il tridente. Leo, non vieni? Sì. No, faccio andare qualcun altro. Faccio provare a tutti. Oh, yes. Ah, ma c'era posto. Ma certo che c'era posto. We did it. Ma è normale che si rimbalzi così tanto? Sì, come maresciallo. Molto bene. Prego, su. Cosa bisogna fare adesso? Bisogna andare qua. Come sotto. Possiamo noi? Dobbiamo fare parkour? Ah, no, giustamente. Oh, dovete lanciarvi. Oh, da dove? Dai, è un salto comunque alla fine è molto semplice. Non vi dovete preoccupare. Lei sta benissimo. Allora, chi vuole provare la modalità hardcore con il manganello? Salterò da sola io. Signor Ignazio, vuole provare col manganello versione hardcore? Le do una spintarella. No, voglio superare il limite incredibile. Mettete il secchio. Vada. Vi dimostrerò la forza. Ah, signor Ignazio, se vuole, mentre salta, posso darle anche la spinta col manganello. Se ci riesce, lo fa. Ok, faccia il countdown. 3. Bocca al lupo. 2, 1. Via. Ce l'ha fatto! È già arrivato giù? Sì. Ci ha messo pochissimo. Sono salvo anche. Chi va? Vado io. Vuole il manganello? Verso le hardcore? Va bene. Non vado da sola, devo imparare così. Ok, vado. 3, vai, Vicky. 1. Lancio! Oddio! Ma ragazzo va? Ce l'ha fatta? Sì, io ho come l'impressione che non ce la farò. Chi vuole provare versione hardcore col manganello? Io voglio la versione hardcore. Allora, signor Tier, lei pronto che già lì? Prendo anche un po' di rincorsa. 3, 2, 1. Ah! Sono due! No, non ha funzionato. No, direi di no. Ok, prossimo. Ah, vai te, Franzo. Io voglio la manganellata, ma ne c'ho. Ok, anch'io. Parto, eh. Mamma. No, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Più ci forte tutta che la può. Forza. Ah! Ah! Ah!
Andiamo, ragazzi. Ma foto, ho ucciso l'eremita. Vi saluto. Vi auguro saluta. Un buon proseguimento. Va grazie, bene. Valter, di Ciclamipoli. Alla prossima. Buona serata. Hanno smontato di bug. Ci deve dire una cosa. Di cosa dovete parlare? Di una cosa molto importante. Abbiamo trovato dei libri. Andiamo in casa sua, Franzo. Il signor Topoliner mi ha recapitato questo libro dove diceva che si era stufato e se ne voleva andare. Al che ha trovato questo villaggio dove c'erano questi villager non troppo cordiali. E ha detto: andate lì e cercate di sconfiggere questi villager ostili. Al che io e Vicky siamo andati, ma non abbiamo trovato nulla se non uno strano villaggio dentro al quale abbiamo trovato tre libri scritti in un linguaggio assurdo. Li abbiamo fatti tradurre al signor Ignazio, il che ci ha detto che questi libri contengono la chiave per uccidere il re dei demoni. Questo re demone è stato sconfitto, no? Si ricorda quando l'abbiamo sconfitto? Sì. Il racabra. No, quello non era il re demone. E cos'era? Quello era uno dei sette adepti. Quindi ci sono in giro altre sei creature. Si sono rifugiati, ha detto. Siccome sono tutti separati, sono molto più molto deboli. Meno potenti. Dobbiamo trovarli e ammazzarli separatamente per avere una chance. C'è qualche prova riguardo il libro? Ce li ha il signor Ignazio. Ma come? Se n'è appena andato. Li tiene nel cassetto casa sua. Al momento questo è quello che è riuscito a tradurre. Non ci sono altre informazioni. Ho capito. Diciamo va bene. Sappiamo questo. Lo comunicherò al re. Però questo è quanto. Sarebbe il caso di parlarci con questo signor Ignazio, che è arrivato a chiedergli una traduzione, per una trascrizione della traduzione. Ok. Attenderò la copia allora. Va bene. Grazie, bisogna tenere sicuro questo regno. È il tuo cavallo personale questo? Sì. Voglio prendere un maiale. Ok. A posto. Eccoci qua. Dove sono tutti? È andato a prendere una mucchina. Ho starnutito e diciamo che la mucchina non c'è più. Capita, va bene. Vuole fare il lancio col maiale? Sì, il lancio del maiale. Ci siamo? Maresciallo, ma questo è il suo nuovo bolide? Sì. Sono pronto, maresciallo. Aspetta, salite. Vai, Chad, tira. Ah beh, poi vuoi venire anche tu pure... Oh no, mucchina! No! Oddio! No! Ma l'ha impiccato la mucca di Gianco! È impiccata! No. Si sta impiccando! Qualcosa è andato storto, ragazzi. Arrivo! Comunque è ufficialmente più veloce salire così che con l'ascensore. Solo il cavallo c'è. Sì. Poldo, ho proprio quell'idea. Aspetta, perché io e Leo ne abbiamo un'altra. Qual è l'idea tu e Leo? Lancio il secchio. Mi lancio dietro il secchio. Poldo si lancia dietro di me. Io devo mettere l'acqua, salvare me stesso e salvare Poldo che cade dietro di me. No, la mia idea è rifare il pillo romano. Poldo, prendi Leo. Se ci riuscite, il corpo nazionale degli sbirri più forti della storia. No, Gianco, tu devi riuscirci. Tu devi salvarci, Gianco. Sei tu l'eletto. È un po' difficile. Gianco, è la responsabilità del cavallo della polizia. Quindi, Gianco lanza il secchio. Si lanza Gianco, ci lanciamo noi. Oh, no, ma questo è un cavallo è perfetto. Il perché lo stiamo sacrificando lei è così? Lei è l'ace gamer. Ma non lo so, sopravviverà, vero? No, non Gianco, scusate, ma non possiamo rimandare il cavallo giù con l'ascensore. Ma il cavallo di Poldo. Ma Poldo è pronto a sacrificarlo. Ma perché? Ma è un figlio di Bobby questo. Gianco, buco un attimo sotto di te, che così metto il cavallo nell'ascensore. Potrebbe farsi male qualcuno qua. Sai vero che se cadi noi siamo ammanettati, non possiamo salvarci in nessun modo. Vada, maresciallo! Ok, sono tutti in te. Il cavallo al allora, sicuro. Gianco, aspetta. Manda giù il cavallo. Eseguo. Potrebbe morire il cavallo per un'altra questione. No! Esatto. Spingi il cavallo! Questo... Cavallo stupido! Cavallo stupido! Il cavallo, vai! Oh, oh sì, Dio, okay. sì. Dio ragazzi, mamma mia ragazzi, il cavallo Gianco sopra ha la pulizia nelle sue mani. Cavallo is gamer. Vedi quel blocco di foglia verde che c'è lì sotto? No, non posso guardare in prima. Oh sì, aspetta. Lì sotto c'è un blocco di foglia verde. Levo i piedi. Un po' vede. Più a sinistra di quel blocco. Lì atterrerò. E serve una musica però per questo. Ecco. Ok. Un attimo che deve arrivare il drop. Ballate. Che cos'è sta? Sono gli Slipknot. Non lo so, è la prima no copyright che ho trovata. Gianco, è il tuo momento. Aspetta. Vai. Allora, Gianco, cos'è andato storto? Perché non c'era l'acqua? Per il frame lag sono caduto. Bello vedere che tra sacche di gas, criminali e bolzanesi, il nostro intrepido corpo di polizia... Così si dice Bolzanini comunque. Sì, Bolzanini, il nostro intrepido corpo di polizia si dedica a questo tipo di attività. Ah sì, e dove sono questi Bolzanini? Me li faccia vedere. Sì, ormai se ne sono belli che andati, signor maresciallo. E dove sono le prove che esistono? Ma quindi, scusi, se io faccio così, PAM! Cosa? E io che pensavo di poter colpire alle spalle il gigacciallo. Si è permesso di colpire.
Il signore più forte di tutto il regno, Don Berro, ha sfidato il Giga Chad tirandogli un pugno da dietro. Tutti al ring, tutti qua sopra. Presto, il ring lo facciamo su. Venga, Don Berro. Qualcuno dietro. Sali anche tu. Lo attivo io. Va bene, fai. Via. Deve salire in mezzo. Ma raga, chi mi sta toccando il culo? Ma si sta distruggendo, qualcuno è morto. Maresciallo. Meno male che c'è il nostro corpo di polizia. Cosa sta facendo? No, ok, ok, sta tornando giù. No, lo stiamo per sopprimere. Don Berro, Don Berro, Don Berro, no, 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 aiuto. Il Don Berro, ragazzi, Nikos della gran puta di vostra madre, perro flauta. Però ve l'abbiamo detto, di spostarsi anche a lei, però. Ma cosa potevo fare se ero muerto, signor Pieri? Doveva strisciare via da lì. Ragazzi, facciamo un ring qua al volo, allora. Maresciallo, dia il via al match. 3, 2, 1. Vai, Chad. Vai, Max. Dica, una bella persona. Un lei è meraviglioso, così così. Ma viene subito sfavorato dal Chad. Incontro finito. Andiamo a appoggiare tutta la roba. Allora, un attimo che riempio sto coso qua di pattume, lo lancio in giro da qualcuno. Ok, devo metterci dentro un cesso di ognuno e via. Chad, ma sbaglio, è giunto il momento del travestimento. Dobbiamo che soltanto cerchi buttare un po' di monnezza. E perché proprio a casa di Berro? Così, random. Ci ha trovato la monnezza addosso e basta. Non ha detto una parola. Lo sta facendo, ragazzi? Perché non ha detto niente? Vuoi chiudere la locanda? Ma dai, ma come stava facendo la lettera di addio? Vabbè, senti, datemi un diamante, ma dopo gli regaliamo qualcosa. Gli faccio un regalo. Allora, 15 diamanti, 15 di oro, 10 smeraldi. Poi ci mettiamo 5 di questi, tanto perché sono belli. Una mela d'oro, 3 carote d'oro, caramelle. Ma come, no, no? Presto, presto! Dov'è Don Berro? Dov'è? Questa madre, non penso sia qui. No! Non c'è più! Chiude la locanda che non ha mai aperto. Fammi leggere il libro. Fare e disfare, lettera e testamento. Senores, senoritas e tutto quello che sta nel medio. Chiudo la locanda. Non puedo più sopportare questa situazione. Vabbè, questa situazione. Non basta niente per perdere tutto l'inventario. La gente ti uccide impunemente. Non si può fare mai livelli. Bla bla bla. Ma scusa, prima è stato sottomesso dalla macchina volante. Niente, Chad, è molto triste la cosa. Non lo potremo più prendere. E niente, a testa bassa. Non abbiamo fatto in tempo a portargli la borsa dei regali, ragazzi.